Dalla conserzerie. Eccomi dunque trasferito, come dice il processo verbale. Ma il viaggio vale la pena di essere raccontato. Suonavano le sette e mezzo quando l'usciere si è presentato di nuovo sulla soglia della mia cella. Signore, mi ha detto, vi aspetto. Ahimè, non era solo. Mi sono alzato e ho fatto un passo. Mi è sembrato che non ne avrei potuto fare un altro, tanto avevo la testa pesante e deboli le gambe. Tuttavia mi sono rimesso e ho continuato con un portamento abbastanza sicuro. Prima di uscire dalla stanza le ho dato un ultimo sguardo. L'amavo la mia cella, poi l'ho lasciata vuota e aperta, e questo le dava un aspetto assai singolare. Del resto non lo sarà per lungo tempo. Per questa sera si aspetta qualcuno, dicevano i secondini, un condannato che la Corte d'Assise sta preparando a quest'ora. All'angolo del corridoio ci ha raggiunto il cappellano. All'uscita della prigione il direttore mi ha preso affettuosamente le mani e ha rinforzato la mia scorta di altre quattro guardie. Davanti alla porta dell'infermeria un vecchio moribondo mi ha gridato Arrivederci. Siamo arrivati in cortile. Ho respirato a pieni polmoni l'aria fresca, ma per poco. Una vettura con i cavalli già pronti aspettava nel primo cortile, la stessa vettura che mi aveva portato. Una specie di lungo cabriolet diviso in due da una grata trasversale di così fitti fili di ferro da sembrare fatti a maglia. Le due parti hanno ciascuna una porta, una davanti, l'altra di dietro. Il tutto così sudicio, così nero, così polveroso, che il carro funebre dei morti al confronto è una carrozza di gala. Prima di seppellirmi in quella tomba a due ruote, ho lanciato uno di quegli sguardi disperati, davanti ai quali sembra che debbano crollare anche i muri. Il cortile, una specie di piccola piazza alberata, era ancora più pieno di gente che per i forzati. Già, la folla. Come il giorno della partenza dei cordoni cadeva una pioggia autunnale. Una pioggia fine e gelida che cade ancora adesso mentre scrivo, che cadrà certamente tutto il giorno, che durerà più di me. Le strade erano impraticabili, il cortile pieno d'acqua e di fango, e vedendo quella folla in tutta quella poltiglia ne ebbi un po' piacere. Siamo saliti. L'usciere e un gendarme nello scompartimento davanti, il prete e io e un gendarme di dietro. Altri quattro gendarmi intorno alla vettura. Così, senza il cocchiere, otto uomini per uno solo. Mentre salivo, una vecchia con gli occhi grigi diceva: Questo mi piace ancora di più della catena. Capì? È uno spettacolo che si abbraccia più facilmente con un solo colpo d'occhio. Non c'è che un uomo, e su quest'unico uomo tanta miseria quanto su tutti i forzati messi insieme. È meno diluito, è un liquore concentrato e ben più gustoso. Uno spettacolo così bello e così comodo. Niente che distragga l'attenzione. La vettura si è mossa, passando sotto la volta del portone, ha fatto un sordo rumore, poi è uscita nel viale. E i pesanti battenti di bisetra si sono chiusi dietro di essa. Io mi sentivo trasportare quasi stordito, come un uomo caduto in letargo, che non può gridare né muoversi e che si sente sotterrare. E vagamente lontano, al di là di una nebbia Ascoltavo i sonagli attaccati ai cavalli, tintinnare in maniera cadenzata, come se singhiozzassero, sferragliare le ruote sul selciato, o suonare la tromba, cambiando via, il galoppo sonoro dei gendarmi intorno al carriaggio, gli schiocchi di frusta del postiglione. E mi sembrava tutto ciò come un vento impetuoso che mi rapisse. Attraverso la grata di uno spioncino aperto davanti a me, i miei occhi si erano fissati meccanicamente sull'iscrizione disegnata a grandi lettere sul portone di Bisset. Ricovero di vecchiaia. Tò, mi dicevo. Sembra che ci sia della gente che invecchia dentro là. E come si fa nel dormiveglia? Rigiravo in tutti i sensi quell'idea nella mia mente intorpidita dal dolore. All'improvviso, il carriaggio. Passando dal viale nella strada provinciale ha cambiato la visuale del finestrino. Le torri di Notre-Dame sono venute a inquadrarvisi. Azzurrine e mezzo nascoste nella nebbia di Parigi, subito è cambiato anche il punto di vista della mia mente. Ero diventato una macchina, come la vettura. All'idea di Bissetre è seguita l'idea di Notre-Dame. Quelli che saranno sulla torre dove c'è la bandiera vedranno bene, mi sono detto sorridendo scioccamente. Credo sia stato proprio in quel momento che il prete ha ripreso a parlarmi. Io l'ho lasciato dire pazientemente. Avevo già nelle orecchie il rumore delle ruote, lo scalpitio dei cavalli, lo schiocco del postiglione. Non era che un rumore di più. Ascoltavo in silenzio quel fluire di parole monotone, che assopivano i miei pensieri come il mormorio di una fontana, e che mi passavano davanti, sempre diverse e sempre le stesse, come gli olmi della strada, quando la voce breve e sgraziata dell'usciere seduto davanti è venuta a scuotermi improvvisamente. Ebbene, signor Abate, niente di nuovo, diceva con un tono quasi allegro, niente di nuovo. Era verso il prete che egli si rivolgeva dicendo così. Il capellano, che mi guardava senza interruzione e che era assordato dalla carrozza, non ha risposto. — Accidenti! ha risposto l'usciere alzando la voce per farsi sentire al di sopra del rumore delle ruote. — Maledetta vettura! Maledetta davvero! Poi ha continuato. — Senza dubbio sono le scosse. Non ci si sente. — Che cosa dunque volevo dire? Ditemi per piacere, cosa volevo dire, signor Abate? Ah, sapete la grande notizia di Parigi, quest'oggi? Sono trasalito come se parlasse di me. No, ha detto il prete che finalmente aveva sentito. Non ho avuto il tempo di leggere i giornali questa mattina. La vedrò questa sera. Quando sono occupato tutto il giorno come oggi, raccomando al portinaio di conservarmi i giornali e li leggo quando torno. Bah, ha ripreso l'usciere. «È impossibile che non la conosciate!» «La notizia di Parigi?» «La notizia di questa settimana?» «Allora ho preso la parola. Credo di saperla io!» L'usciere mi ha guardato. «Voi? Veramente? E in tal caso? Che ne dite?» «Siete curioso?» Gli ho detto. «Perché, signore?» Ha replicato l'usciere. «Ognuno ha la sua opinione politica e io vi stimo troppo!» per non credere che voi non abbiate la vostra. Per quello che mi riguarda, io sono senz'altro del parere di ristabilire la Guardia Nazionale. Ero sergente della mia compagnia e vi assicuro che era una cosa molto piacevole. L'ho interrotto, l'ho interrotto. Io non credevo che si trattasse di questo. Di che cosa, dunque? Voi dicevate di sapere la notizia. Ma io parlavo di un'altra, di cui pure si occupa oggi Parigi. Imbecille non ha compreso. La sua curiosità si è risvegliata. Un'altra notizia? Dove diavolo avete potuto sentire delle notizie? E quale di grazia, caro signore? Voi sapete di cosa si tratti, signor abate? Siete più al corrente di me? Di grazia, raccontatemi la faccenda. Di cosa si tratta? Vedete, a me piacciono le notizie. Le racconto al signor presidente e lui si diverte. E mille altre storie. Si girava alternativamente verso il prete e verso di me, e io non rispondevo che alzando le spalle. Ebbene, mi ha detto alla fine, a che cosa dunque pensate? Penso, gli ho risposto, che questa sera non penserò più. Ah, è questo? ha replicato. Andiamo, siete troppo triste. Il signor Casteng discorreva piacevolmente. E poi, dopo un silenzio. Io ho condotto il signor Papavoin, aveva il suo berretto di lontra e fumava il suo sigaro. Quanto ai giovanotti della Rochelle, non parlavano che tra di loro, ma parlavano. Ha fatto ancora una pausa ed ha continuato. Dei pazzi, degli entusiasti, avevano l'aria di disprezzare tutti quanti. Ma per quel che vi riguarda veramente, vi trovo troppo preoccupato, giovanotto. Giovanotto. Gli ho detto, sono più vecchio io di voi. Ogni quarto d'ora che passa mi invecchia di un anno. Non si è girato. Mi ha guardato qualche minuto con un ebettito stupore. Poi si è messo a sghignazzare sconciamente. Andiamo! Voi volete ridere? Più vecchio di me? Potrei essere vostro nonno. Non voglio ridere affatto, gli ho risposto gravemente. Lui allora ha aperto la tabacchiera. Prendete, caro signore, non offendetevi, una presa di tabacco e non serbatemi rancore. Non abbiate paura. Non avrò molto tempo per essere in collera con voi. In quel momento, la tabacchiera che mi tendeva era vicina alla grata che ci separava. Un sobbalzo della vettura ve l'ha fatta urtare violentemente ed essa è caduta completamente aperta sui piedi del gendarme. Maledetta grata! Ha esclamato l'uscere, e poi si è girato verso di me. Ebbene, non sono sfortunato. Ecco che ho perduto tutto il tabacco. Ah, io perdo più di voi, gli ha risposto sorridendo. Egli ha cercato di raccogliere il tabacco borbottando tra i denti. Più di me? Si fa presto a dirlo. Niente tabacco fino a Parigi, è terribile! Il capellano allora. Mi ha detto qualche parola per consolarlo, e io non so se fossi preoccupato, ma certo mi è sembrato che fosse il seguito dell'esortazione di cui io avevo avuto il principio. A poco a poco la conversazione si è intavolata tra il prete e l'usciere. Li ho lasciati parlare per conto loro e mi sono messo a pensare per conto mio. Nell'avvicinarmi alle porte, ero sempre preoccupato, senza dubbio, ma. Mi è parso che Parigi risuonasse più rumorosa del solito. La vettura si è fermata un attimo, davanti al dazio, e gli agenti l'hanno ispezionata. Se si fosse trattato di un montone o di un bue da portare al macello, gli sarebbe dovuto dare loro una borsa d'argento. Ma una testa d'uomo non paga, Balzelli. E siamo passati. Superato il viale, la carrozza si è infilata al gran trotto in quelle vecchie vie tortuose del quartiere San Marceau e del centro che serpeggiano e si tagliano tra loro come le infinite gallerie di un formicaio sul selciato di quelle vie strette il rotolio è diventato così rapido e fragoroso che non sentivo più niente dei rumori che venivano dal di fuori quando gettavo gli occhi attraverso la piccola inferriata mi sembrava che la folla dei passanti si fermasse per guardare la vettura e che dai branchi di ragazzi le corressero dietro. Mi è sembrato anche di vedere ogni tanto, qua e là, agli incroci, un uomo o una vecchia cenciosi, a volte tutti e due insieme, con in mano un mazzo di fogli stampati, che i passanti si disputavano aprendo la bocca come per un grande urlo. Suonavano le otto e mezzo all'orologio del tribunale, quando siamo arrivati nel cortile della consarzeria. La vista di quel grande scalone, di quelle guardie sinistre, mi ha agghiacciato. Quando la vettura si è fermata, ho creduto che stessero per fermarsi anche i battiti del mio cuore. Ho raccolto le mie forze. La porta si è aperta con la rapidità del lampo. Sono saltato giù dalla prigione semovente e mi sono frettolosamente infilato sotto la volta tra due file di soldati. Sul passaggio si era già formata una folla. Finché ho camminato per i corridoi pubblici del Palazzo di Giustizia, mi sono quasi sentito libero e a mio agio, ma ogni mia risolutezza mi ha lasciato, quando mi hanno aperto davanti delle basse porte, delle scale segrete, dei passaggi interni, dei lunghi corridoi sordi e senza aria, dove non entrano che quelli che condannano. O quelli che sono condannati. L'usciere mi accompagnava sempre, il prete invece mi aveva lasciato per tornare di lì a due ore. Alla fine mi hanno portato nello studio del direttore, nelle cui mani l'usciere mi ha consegnato. Un cambio di guardia. Il direttore l'ha pregato di aspettare un istante, dicendogli che doveva consegnargli della selvaggina perché la portasse a Bissettro e col ritorno del carriaggio. Senza dubbio il condannato di oggi, quello che deve dormire questa sera sul mucchio di paglia che io non ho avuto tempo di usare. Molto bene, ha detto l'usciere al direttore. L'aspetto senz'altro un momento, così faremo due processi verbali contemporaneamente. La cosa si mette bene. Mentre si aspettava, mi hanno messo in un piccolo locale vicino a quello del direttore. Là, ben chiuso. Sono stato lasciato solo. Non so a che cosa pensassi, né da quanto tempo fossi lì, quando un improvviso e violento scoppio di risa mi ha scosso dal mio fantasticare. Ho alzato gli occhi trasalendo. Non ero più solo nella cella. C'era un uomo con me, un uomo di una cinquantina d'anni, di media statura, rugoso, curvo e quasi tutto grigio atticciato, con uno sguardo torbido negli occhi grigi e un riso amaro sul volto, sporco, sbrindellato, mezzo nudo, disgustoso solo a vederlo. Sembrava che la porta si fosse aperta, lo avesse vomitato e si fosse rinchiusa senza che io mi fossi accorto di niente. Se la morte potesse venire così. Ci siamo guardati fissamente per qualche secondo, l'uomo ed io. Lui, prolungando il suo riso, che sembrava un rantolo, io mezzo meravigliato e mezzo atterrito. Alla fine gli ho chiesto, chi siete? A me una domanda, gli ha risposto, un frioche. Un frioche? Che significa ciò? Una questione che ha raddoppiata la sua allegria. Ciò vuol dire, gridò in mezzo a uno scoppio di risa, che tra sei settimane il taule giocherà al paniere con la mia sorbona. Come farà tra sei ore col tuo ceppo? <ride> Sembra che tu capisca ora. Effettivamente ero pallido e i capelli mi si rizzavano in testa. Era l'altro condannato, il condannato del giorno, quello che aspettavano a Bisset. Il mio erede. Egli ha continuato: Che vuoi? Eccoti la mia storia. Io sono figlio di un granduomo. Ed è una gran disgrazia che un giorno Charlot si sia preso la briga di mettergli la cravatta. Era quando regnava ancora la forca per grazia di Dio. A sei anni non avevo più né padre né madre, d'estate facevo la ruota nella polvere ai bordi della strada. Per la qualcosa mi buttavano un soldo dalle portiere della corriera postale. D'inverno invece andavo a piedi nudi nel fango soffiandomi sulle dita tutte rosse, e attraverso i calzoni mi si vedevano le natiche. A nove anni ho cominciato a servirmi dai miei cucchiai, e ogni tanto vuotavo una tasca o rubavo un mantello. A dieci anni era un borsaiolo. Poi ho fatto delle conoscenze. A diciassette anni era un ladro, e svaliciavo una bottega o facevo una trottola falsa. Mi presero. Avevo l'età. E mi mandarono a remare nella piccola marina. Il bagno, si sa, è duro. Dormire su di un tavolaccio, bere solo acqua chiara, mangiare del pane nero, trascinare una stupida palla di ferro che non serve a niente. Dei colpi di bastone e dei colpi di sole. Con un simile trattamento in poco tempo si è belli e tosati. E io che avevo bei capelli castani. Non importa. Ho fatto il mio tempo. Quindici anni. Passano anche loro. Avevo trentadue anni. Un bel mattino mi diedero un foglio di via e sessantasei franchi che mi ero guadagnato nei miei quindici anni di galera, lavorando sedici ore al giorno, trenta giorni per mese e dodici per anno. Niente di irreparabile. Volevo essere un uomo onesto, con i miei sessantasei franchi, ed avevo sentimenti più belli di tutti i miei stracci di quanti ve ne siano sotto una veste d'abate». Ma che i demoni abbiano la carta d'identità. Essa era gialla, e c'era scritto sopra forzato liberato. Bisognava mostrarla ovunque andassi, e presentarla ogni otto giorni al sindaco del villaggio dove mi avevano costretto ad abitare. La bella raccomandazione. Un galeotto. Facevo paura, e si mettevano in salvo i bambinetti, e si sprangavano le porte. Nessuno voleva darmi da lavorare. Così mangiai i miei sessantasei franchi. Poi bisognava pur vivere. Mi si chiusero le porte. Offri la mia giornata per quindici soldi, per dieci soldi, per cinque soldi. Niente. Che fare? Un giorno avevo fame. Diedi una gomitata al carretto del panettiere. Presi un pane e il panettiere prese me. Non mangiai il pane ed ebbi l'argastolo a vita, con tre lettere di fuoco sulle spalle te le faccio vedere se vuoi eccomi dunque di nuovo recidivo mi portarono a Tolone ma questa volta con i berretti verdi dovevo evadere per questo non avevo che da bucare tre muri e segare due catene e non avevo che un chiodo evasi spararono il cannone d'allarme perché noi altri siamo i principi e i re vestiti in divisa e si spara il cannone quando ce ne andiamo ad ogni modo la loro polvere non servì proprio a niente. Questa volta niente carta gialla, ma niente denaro anche. Dopo un po trovai dei vecchi compagni che avevano scontato la pena o tagliato la corda. Il loro capo mi propose di essere dei loro, facendo l'assassino sulle grandi strade. Accettai e mi mise a uccidere per vivere. Alle volte era una diligenza, altre volte una corriera postale, altre ancora un mercante di buoi a cavallo. Si prendeva il denaro, si lasciava andare libera la bestia o la vettura e si seppelliva l'uomo sotto un albero, badando bene che non spuntassero i piedi. E poi si ballava sulla fossa perché la terra non apparisse mossa di fresco. E sono diventato vecchio così, vivendo alla macchia, dormendo all'aperto, inseguito da un bosco all'altro, ma libero, almeno, e padrone di me stesso. Tutto però ha un termine. E una bella notte. I mercanti di lacci ci hanno preso per il colletto. I miei compagni si sono salvati, ma io, il più vecchio, sono rimasto sotto le grinfie di quei gatti con il cappello gallonato. Mi hanno portato qui. Avevo già fatto i gradini della scala tranne uno. Aver rubato un fazzoletto ucciso un uomo. Per me era ormai la stessa cosa. C'era ancora da applicarmi una recidiva. Non c'era altro che passare dal boia. Il mio processo è stato molto breve. Parola d'onore. Incominciavo a diventare vecchio e a non essere più buono a niente. Mio padre ha sposato la vedova. Io mi ritiro nell'abbazia di Monte dei Lamenti. Ecco tutto, amico mio. Era rimasto attonito ad ascoltarlo. Lui si è messo di nuovo a ridere più fragolosamente ancora di prima e ha voluto prendermi la mano. Sono indietreggiato con orrore. Oh amico, mi ha detto, non hai l'aria coraggiosa. Cerca di non fare il vigliacco davanti alla Carlina. Vedi, c'è da passare un brutto momento sulla piazza, ma è così presto passato. Vorrei essere là io per farti vedere il capitombolo. Per mille dei. Quasi quasi ho voglia di non ricorrere se mi tagliano oggi stesso con te. Lo stesso prete ci servirà tutti e due. Per me non ha importanza anche prendere i tuoi avanzi. Vedi che sono un bravo ragazzo. Ah, eh, dimmi, lo vuoi? Da amico?